In questo esercizio un aereo vola con velocità V0 da scoprire, vola a 800 metri d'altezza in orizzontale. A un certo punto sgancia una bomba, questa bomba descrive una traiettoria parabolica che va a colpire un bersaglio che si trova 1,80 km più avanti. Con questi dati bisogna scoprire la velocità orizzontale con cui viaggia l'aereo. Fate pausa, cercate di risolvere da soli l'esercizio, poi lo svolgimento lo guardate dopo. Vediamo adesso lo svolgimento. La prima cosa è che ovviamente la bomba percorre un moto parabolico e non cade verticalmente come qualcuno pensa, perché continua ad avere la velocità di trascinamento orizzontale dell'aereo. Ora, come al solito, andiamo a scomporre la velocità iniziale V0 nelle sue due componenti, ma qui non c'è bisogno perché la velocità iniziale è già tutta rivolta lungo l'asse X, quindi ha solo la componente orizzontale, cioè V0 coincide con V0X e V0Y non c'è perché la velocità iniziale non ha una componente verticale né in alto né in basso. Questo è dimostrato anche con le formule, perché l'angolo di lancio è 0 gradi, in quanto il lancio avviene perfettamente orizzontale. Quindi, quando andiamo a calcolare V0x con la solita formula V0 coseno di alfa e V0y con V0 seno di alfa, otteniamo il coseno di 0 gradi e il seno di 0 gradi. Il seno di 0 gradi fa 0, quindi V0y non c'è, cioè vale 0. Il coseno di 0 gradi fa 1, e quindi V0x coincide con V0. Inoltre, come sappiamo, la componente della velocità orizzontale, e quindi questa V0 o V0x, che è la stessa cosa, si mantiene costante in ogni momento, quindi anche nel momento dell'impatto, nel punto C, la componente orizzontale di velocità VCX sarà sempre identica a V0. E infatti ci ho messo queste due stanghette per dire che queste due componenti di velocità, queste due frecce, questi due vettori sono identici. Invece la componente di velocità verticale nel punto d'impatto VCY è un vettore rivolto in basso, qui non servirà a calcolarlo, ma se lo vogliamo calcolare avrà un segno negativo. Infatti, se volessimo calcolarlo, dovremmo utilizzare la quarta formula, VY uguale, V0Y non c'è, abbiamo detto che non c'è componente verticale all'inizio, meno GT. Quindi questo meno è responsabile del risultato negativo, cioè VYC viene negativa, proprio perché è una freccia rivolta verso il basso. Dunque adesso, come al solito, scriviamo il sistema delle quattro formule del moto parabolico e specifichiamo in quale posizione andiamo ad applicarle. Nella posizione C, cioè il punto d'impatto, quindi scriviamo la C in tutti questi queste grandezze fisiche a sinistra e scriviamo la C anche nel tempo, tempo C, tempo C. Cioè sarebbe quanto tempo impiega la bomba dal momento del lancio, che è il tempo 0, fino ad arrivare nel punto C. Andiamo a vedere i dati e le incognite. Abbiamo, come al solito, x con 0 non c'è mai, non c'è neanche v0y e quindi va via questo termine qua e va via anche quest'altro. Inoltre conosciamo la distanza del punto C, che è 1800 metri, e conosciamo la quota a cui vola l'aereo, quindi sarebbe l'altezza iniziale della bomba, l'altezza di partenza, cioè 800 metri y0. La nostra incognita è la velocità dell'aereo V0 o V0X, che è la stessa cosa, perché l'angolo in questo caso è 0, cioè V0 e V0X coincidono quando il lancio è orizzontale. Quindi l'incognita V0X sta qui e sta anche in quest'altra formula, ma come sappiamo questa terza formula non è mai utile, perché si limita a dirci che la componente orizzontale della velocità si mantiene costante lungo tutto il volo. Quindi l'incognita la dobbiamo ricavare dalla prima equazione V0X. Ci manca però il tempo, TC è il tempo che ci mette la bomba a cadere. TC la devo trovare da qualche altra equazione, o la seconda o la quarta. Non dalla quarta, perché nella quarta equazione io non ho la componente di velocità d'impatto verticale, cioè non ho questa. Se il problema mi avesse dato questa componente negativa, allora io avrei potuto trovare il tempo da qui. Invece devo trovare il tempo dalla seconda equazione. Infatti nella seconda equazione ho anche quest'altro dato, cioè l'altezza del punto C. L'altezza del punto C è 0 perché il punto C si trova a terra. Perciò questa x vuol dire che non c'è yc.
Quindi io posso trovare TC dalla seconda formula, che è un'equazione di secondo grado però mancante del termine di primo grado. Quindi un mezzo GTC alla seconda lo porto a sinistra e a destra rimane Y0. Qui ho riscritto il sistema delle quattro equazioni, in realtà delle due equazioni che mi servono, la prima e la seconda. La terza e la quarta non ce le ho inserite perché non mi servono. Quindi dalla seconda equazione con la formula inversa trovo TC, è un'equazione di secondo grado, mi dà due soluzioni uguali e opposte e sono appunto più o meno questa radice quadrata. Andiamo a sostituire i numeri, 2 volte 800 metri diviso g e quindi ottengo più o meno 12,8 secondi. Ho trovato due tempi uguali opposti, sono i tempi di impatto, ma io mi aspettavo un tempo solo. E infatti quello che è fisicamente accettabile è quello positivo, 12,8 secondi. Ma che cos'è l'altro tempo? Quello negativo, meno 12,8 secondi, è il secondo tempo di impatto perché dal punto di vista matematico è come se la bomba non fosse sganciata dal punto più alto della parabola, ma fosse sganciata, sia stata sganciata 12,8 secondi prima. Quando la bomba è come se fosse partita da terra, fosse arrivata a 800 metri d'altezza nel punto più alto, e qui in realtà viene sganciata veramente, poi ritorna a terra. Quindi ci sono due momenti in cui la bomba è a terra, sono due istanti di tempo, uno negativo, uno positivo. Ricordiamo che il tempo zero è qui, e siccome sono simmetrici, rispetto al vero sgancio della bomba, questi due tempi sono uguali e opposti, quindi meno 12,8 secondi, 0 secondi più 12,8 secondi. Naturalmente a noi interessa questo secondo tempo, però in questo modo abbiamo dato anche una interpretazione intuitiva del tempo negativo, come se la bomba fosse partita da terra 12,8 secondi prima di arrivare alla massima altezza. Vediamo anche che in questo esercizio particolare la bomba viene sganciata con velocità iniziale orizzontale. Questo vuol dire che il punto A coincide col punto B di massima altezza. Comunque adesso abbiamo trovato il tempo di volo TC e l'abbiamo quindi trovato, lo andiamo a sostituire nella prima formula e facciamo questa sostituzione, 12,8 secondi, lo andiamo a sostituire qui e così con la formula inversa troviamo V0x o anche V0 che è la stessa cosa, coincidono in questo caso. Quindi qui è mostrata la sostituzione, 12,8 secondi, lo sostituiamo qui e quindi con la formula inversa troviamo V0, dividendo XC diviso TC, XC sono 1800 metri, il tempo di volo è questo, il risultato è 141 metri al secondo. Se vogliamo portarlo in chilometri orari dobbiamo moltiplicare per 3,6, non è necessario, però serve per avere un'idea più intuitiva della velocità dell'aereo. L'aereo viaggia a più di 500 km orari.